Il sintomo è un segnale d'allarme che lancia l'organismo, come a dire, ho un problema, cerca di capire perché. Questo è il sintomo che l'organismo lancia al medico e il medico poi deve darsi da fare per interpretare questo sintomo. Quindi non stiamo parlando di patologie vere e proprie, ma stiamo parlando appunto di un epifenomeno, cioè qualche cosa, un segnale che l'organismo lancia e bisogna capire se dietro questo sintomo ci sono delle patologie più o meno importanti che siano sottese. Per questo occorrono dei percorsi diagnostici e nella fattispecie, visto che io sono un patologo clinico, quali siano gli esami più idonei per riuscire a evidenziare o quantomeno a concretizzare meglio un sospetto diagnostico. Il prurito è una sensazione, appunto, come diceva lei, sgradevole, cutanea, che è dovuta all'azione di stimoli diversi e che però, agendo sulla pelle, causano la necessità di procedere al grattamento, a grattarsi. Ecco, perché c'è il prurito? Diciamo che le ipotesi fisiopatologiche sono più di una. Le due che vanno per la maggiore non c'è ancora chiarito in via definitiva, però le ipotesi fisiopatologiche che vanno per la maggiore sono fondamentalmente quella che ritiene il prurito essere una sorta di dolore a bassa intensità, a bassa soglia, come si dice, che invece di farti male ti fa prurito. L'altra è quella più comune, che è quella appunto che secondo cui c'è una stimolazione di quelle che sono le terminazioni nervose cutanee, che sono molto numerose. Per fare un esempio, sono talmente fitte questi recettori sensoriali della cute che io riesco a localizzare anche la puntura di uno spillo. Mentre invece i recettori dolorifici o sensoriali che sono all'interno, i cosiddetti recettori viscerali, sono più diradati, per cui la sensazione di dolore viene sia avvertita, o di fastidio, viene sia avvertita, ma è difficilmente localizzabile.